Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho visto che in rete non c'è molto su questo argomento e allora mi sono deciso a farlo io, visto che lo utilizzo da un po' di anni. Allora vi parlo della differenza in combustione, in realtà, tra il pellet e il nocciolino. Allora, se siete abituati a utilizzare il pellet, eccolo qui, problemi ovviamente non ne avrete di nessun tipo, a parte il costo del sacco. Partiamo da 4,50 euro fuori stagione, siamo arrivati quasi fino a 6 euro, una follia. Quindi chi come me consuma un sacco e mezzo, due al giorno, è improponibile. Qualche anno fa, cercando delle alternative, ho trovato il nocciolino di oliva, eccolo qui. Mi ero incuriosito soprattutto per il costo del sacco circa 3,50 euro. Non solo, ci sono alcuni punti a favore e alcuni punti contro, ovviamente, come tutte le cose, quindi non è per tutti, non fa per tutti il nocciolino. Qualcuno sarà obbligato, dopo ciò che vi dirò in questo video, sarà obbligato a continuare a usare il pellet. Molti però potranno poi cominciare a passare al nocciolino. Allora, vediamo un attimino le differenze. Vi scrivo qui in sovrimpressione il potere calorifico di uno e dell'altro. E già qui c'è una differenza. Oltre al costo inferiore del sacchetto, del singolo sacco da 15 kg, c'è da dire che il nocciolino rende circa il 20% in più rispetto al pellet. Quindi questo vuol dire che bisogna regolare la coclea in modo diverso. Abbiamo l'ospite. Ecco qua il mio amico Dan che è venuto a trovarmi. Quindi il girofumi sarà superiore del 20%, la coclea sarà inferiore del 20%. Questi sono i parametri che io ho visto che vanno abbastanza bene, poi la regolazione fine dovete farvela voi. Ovviamente col pellet non ci sono problemi, buttate dentro e quello brucia sempre. Le stufe e le caldaie sono già impostate tutte per il pellet. Se avete una caldaia come la mia multicombustibile, avrete più ricette a disposizione e quindi, ad esempio nel mio caso, la seconda ricetta è già preimpostata per il nocciolino. La terza è per i gusci delle noci schiacciate, delle nocciole e quant'altro. Una domanda che mi viene fatta spesso: come si innesca il nocciolino? Il nocciolino si innesca esattamente nello stesso modo del pellet, non ci sono differenze. Si accende la resistenza e dopo un po' parte la combustione nel nocciolino. Difetti del nocciolino rispetto al pellet, soprattutto l'odore. L'odore in combustione, in accensione, ovviamente è diverso, più acre. Quindi, se abitate in un condominio, non lo potete utilizzare perché dà un po' fastidio. Se abitate in campagna, problemi non ce ne sono. O se avete una casetta singola con la canna fumaria che dà fuori, molto fuori rispetto alle altre, problemi non ne avrete. Vediamo adesso il tipo di residui che lasciano sia la combustione del nocciolino che del pellet. Questo è molto importante perché io adesso ho una caldaia autopulente, pulisce da sola, ma non basta, come vedremo tra un po'. Se invece avete una caldaia vecchio tipo come ce l'avevo io, ogni giorno dovrete scendere a pulire il braciere, ve ne parlo tra un po'. Questo è un braciere autopulente, quindi sotto vedrete il braciere, cioè la griglia abbastanza pulita. Il problema sorge ai lati del braciere. Vedete come ci sono i residui di combustione? Questi sono abbastanza solidificati. Ovvio che se li schiaccio si polverizzano, però bisogna fare attenzione e bisogna tenerne conto. Quindi una volta ogni 2-3 giorni, anche se il braciere è autopulente, bisogna scendere giù e pulirlo con un aspiratore. Nulla di trascendentale, per carità. Tanto una volta si viene a caricare la caldaia ogni 2-3 giorni, se ne approfitta anche per dare una pulita con l'aspiratore. È un lavoro abbastanza semplice. Vediamo nel cassetto. Troviamo più o meno gli stessi residui. Vi mostrerò nella seconda parte del video la stessa situazione, però con il pellet vedremo le differenze. Io l'ho già vista ed è marcata, poi vi faccio vedere. Eccoci qua, stessa situazione, 3 giorni di utilizzo a pellet, solo pellet, 3 accensioni al giorno, 3 sacchi e mezzo di consumo, infatti adesso è vuota, la devo riempire. Vediamo un po' il risultato. Proprio una minima parte di quello che abbiamo visto con la versione nocciolino. Questo è un pellet di buona qualità, vedete farina, non ci sono clinker, grumi duri, a differenza del nocciolino che lasciava proprio i pezzi interi. Vediamo anche dentro il braciere, ora lo vedrete esposto perché ci ho buttato io la polvere adesso mentre vi facevo vedere. In realtà lui è pulito perché ha l'autopulizia. Vediamo il cassettino, questo l'ho svuotato pochi giorni fa, in realtà prima di questo test. Ecco qua, questo è il cassettino, è farinoso, ci sono pochissimi grumi, ma sono veramente quasi inesistenti.
Bene, tiriamo un po' le somme allora sulla differenza tra l'utilizzo di una caldaia a pellet a nocciolino e a pellet appunto. Partiamo innanzitutto dalla combustione. Questa adesso io per usare la pellet ho utilizzato la ricetta numero 1, che è quella della casa per il pellet. Per il nocciolino uso la ricetta numero 2, che è quella della casa per il nocciolino. Quindi se lo fate voi dovete poi regolarlo in modo un po' più fine. Vi ricordo che per il nocciolino dovete impostare il 20% di aria in più e il 20% di coclea in meno, quindi è un combustibile che rende molto di più, quindi occorre darne meno dentro ovviamente. L'innesco è identico sia a pellet che a nocciolino, non vi dovete preoccupare, parte bene anche col nocciolino. Non ci sono problemi di coclea, anzi il nocciolino addirittura è più fine e più sminuzzato, come abbiamo visto all'inizio del video. Gli unici due problemi sono appunto il fatto che sporca di più il nocciolino e puzza un po' di più. Se siete in campagna questo non interessa a nessuno, se siete in città c'è qualche problema. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Io spero che questo video vi sia stato utile. Non ne ho visti in rete video del genere, magari vi viene utile se volete pensare che dal pellet volete passare al nocciolino. Ci sono dei contro, per il pro invece che un sacco costa 3,50 euro circa contro i 5 euro 4,50 del pellet. Quindi fatevi una botta di conti, vedete quanto consumate voi. E non è solo al prezzo del sacco del nocciolino, tenete conto che consuma il 20% in meno. Bene, vi auguro una buona giornata, mettete un like se vi piace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e ci vediamo giovedì prossimo.